la vivacità, il colore, il calore di una comunità, quella che si riunisce intorno al bambinello nella grotta. Il presepe vivente di San Polo Matese continua. Cari amici di Viaggi Molise, rimanete con noi. Entriamo nel belvedere di San Polo Matese. Qui è stato allestito il mercato, coloratissimo, variopinto, tanti ruoli, tanti figuranti. Incontriamo la signora Chiara. Che scena è questa? Questo è il mercato del presepe, è tutto vivo, tutto movimentato. E dalle guardie romane che passeggiano, alla frutta, alla verdura, alle stoffe, all'artigianato, poi i due protagonisti di spicco. Ci sono anche Giuseppe e Maria che passeggiano. Sì, ci sarà la registrazione di Maria e Giuseppe, che appunto stanno andando a farsi censire. Sì, sì. Signora, come si vivono questi momenti? È emozionante. Per il paese è una gioia, e noi siamo tanti anni, è la 36esima edizione e partecipiamo da piccolini. Chi siete? Chi siete? Giuseppe e Maria. Da dove venite? Veniamo da Nazareth. Cosa siete venuti a fare? Siamo venuti per registrarci. Enzo e Yolanda, siete Giuseppe e Maria, state andando al censimento indetto da Erode. Come si vive questa parte? È una parte molto emozionante e profonda. Commozione, devozione, fede. Cosa vivete in questo momento? Noi, così, siccome il paese è piccolo, la viviamo tutti quanti in comunità, diciamo, è coinvolto quasi tutto il paese in questa partecipazione, in questa manifestazione, e appunto lo facciamo proprio con il cuore. A pochi soldi, signori, castagne! Dal mare della Palestina direttamente il signor Domenico, che appunto vende al mercato il pesce. Perché lei partecipa a questa manifestazione? Mi piace, però, perché sennò si perdono le tradizioni, le cose. Poi si abbandona tutto, il paese già è spopolato, si finisce di spopolare e non ci rimane più nessuno. Allora, buon divertimento e buon presepe vivente. Grazie. Dal cotone al lino, tutto un se stesso, ci sono varie metrature. Partecipare ad eventi di questo tipo, che racchiudono un significato profondo, importante, che fa parte della nostra cultura, della nostra religione. Da quante edizioni partecipi? Questa è la quarta edizione, ho fatto anche altre scene. E questa è la seconda volta che partecipo nel mercato. Ed è molto bello anche perché è molto gioviale, si vede proprio il popolo che acclama il Signore e questa è la realtà di tutti i giorni alla fine. Quest'anno vanno potuto la La locanda non poteva mancare nella rappresentazione del presepe, vivande, cibi tipici. Sì, assolutamente, questa è una rappresentazione del presepe vivente di San Polo, appunto della locanda, una scena comune, una scena appunto amichevole. E ci sono io che sono l'oste, abbiamo la madre, abbiamo degli ospiti che non se ne vanno e appunto proseguono nella loro mangiata e nella loro bevuta. E il mio ruolo è appunto quello di cacciarli via e far vedere come all'epoca fosse un punto di ritrovo la locanda, fosse un punto fondamentale nella società. Incontriamo il consigliere regionale Armandino De Gidio, presidente della terza commissione consigliare della regione Molise, grande manifestazione corale. Possiamo dire una festa di comunità, quella che San Polo vive da 36 anni a ridosso delle feste di Natale. Il culto si unisce alla tradizione e tutto diventa una meraviglia, una grossa emozione ci travolge e ognuno raggiunge la sua scena e il paese si veste a festa per il presepe più antico del Molise. Il presepe più antico del Molise che si svolge negli angoli più suggestivi del centro storico di San Polo, dunque volto a valorizzare il patrimonio architettonico del paese stesso, ma anche a fare una sorta di percorso della memoria.
Il paese rivive per questo evento, perché ogni casetta, ogni piccolo fienile, piccola bottega riapre e all'interno risentiamo i profumi di antico, tutto quello che una volta qui viveva riprende vita e unito ai suoni, alla tradizione, alla gioia dei sambolesi diventa una magia. C'è una sinergia perfetta tra le parti, questo è un evento voluto dall'amministrazione comunale, dalla parrocchia, dalla Proloco, tante le persone che arrivano a San Polo dai paesi vicini e poi ci sono anche i tamponiari del Molise. È un lavoro immane che fanno dei volontari di San Polo, il presidente dell'associazione culturale del gruppo Folk La Teglia, alcuni consiglieri comunali che da anni si dedicano parte del loro tempo e lo tolgono alle loro famiglie per far rivivere questo evento che vi assicuro non è uno scherzo. Gli zampognari del Matese sono sempre presenti e danno quella nota di tradizione che è sambolese, la zampogna è sambolese. San Polo Matese è il paese dei due presepi, il presepe vivente, quello che da 36 anni si ripete, e poi il presepe rogati. Dal 1961 la passione e la fede sono in mostra. Io direi che San Polo Matese è proprio il paese del presepe, perché è un presepe. E la famiglia Rogati all'epoca volle donare a questa comunità la costruzione di questo presepe straordinario. Il presepe Rogati è uno dei più importanti, se non il più importante presente in Molise e forse anche nei territori limitrofi. Poi fu, diciamo, successivamente acquistato dall'amministrazione comunale e ristrutturato sempre con l'amministrazione successiva, ed oggi è quello che vediamo, è una meraviglia. Sono i punti fondamentali. Il Natale è un appuntamento del Molise, non tutte le regioni hanno questa peculiarità di poter rivivere di poter far rivivere in questi giorni la natività. C'è qui il presepe più antico del Molise, ma ci sono anche altri presepi. C'è il presepe di Morcone, che è vicino a noi, che è meta di 30-40 mila visitatori, quindi sono degli scenari straordinari che ancora vivono e continuano a vivere grazie all'opera preziosa di chi in queste cose ci crede, e questo è il turismo, secondo me.